Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Looney Tunes. Penso che farò una clip video per tutti gli altri episodi, quindi che dire, spero che il video vi piaccia, intanto con mia mamma che passa dietro di me, io vi auguro buona visione e ci vediamo durante il gameplay, a tra poco. Ok ragazzi, eccoci qua, nuovo evento con Don Gigetto, che non è particolare. Proviamo, ok, spoiler, sono riuscito a fare qualche livello. Sono riuscito. Don Gigetto, il gufetto. Ok, lì vediamo subito la pubblicità del nuovo evento. Vediamo subito innanzitutto cosa ci aspetta. Ok, allora questi qua sono di livello 25. Vediamo un po' se è possibile affrontare loro. Se ci sono dei telefoni dorati, a cosa serviranno mai? Boh. Non lo so, lo scopriremo presto nell'episodio. Allora, il primo si può, è fattibile. Questo qui, livello 30, direi proprio di no, perché si utilizza un solo personaggio, come tutti gli altri atti. Bisogna usare il personaggio principale, infatti vedete, il protagonista dell'episodio. Quindi secondo no, e questo qui neanche perché sono tutti di livello 40, quindi 0. 0 in più noi siamo a livello 30, 25, 29, no, 25, 29 e 14, certo andiamo bene. Manca anche un personaggio, l'unico è il primo che proveremo a fare. Qua ci sono delle nuove ruote. Ok, questo qui è Don Gigetto, è possibile sbloccarlo ottenendo quei cosi che non so cosa sono. Biglietti dorati. Ok, il primo jackpot è Don Gigetto. Non penso proprio che riusciremo a sbloccarlo, anche perché 300 e in più si farà una fatica a ottenerlo, come avete visto. Ok, qui è l'ultima ruota disponibile nuova. Jackpot, nasty canasta, ok, che nomaccio. Che nomaccio, e niente, gli altri sono ancora uguali. Gli altri sono ancora uguali e proviamo ad affrontare quel primo capitolo dell'atto con Don Gigetto. Allora faccio la squadra. Allora così, Pasbani è quello più forte. 5.336 contro 8.000. Ok ragazzi, mi sono allenato un pochettino la squadra. Sono ancora debole, ma mi sono potenziato, quindi dovrei farcela. Dai, uno è quasi fuori. Ok, uno è fuori. Cosa ha lanciato? Quella è una coscia di pollo. Cos'è una coscia di pollo? Ok, uno lancia la coscia di pollo, uno un maialino, uno un papero. Ok, uno è un coniglio. Abbiamo tutti i tipi di carne in squadra, molto bene. Allora, vai Buzz Bunny. Il pianoforte, cos'è quel piano? Che è questo qui che conosce tutti i membri? La coscia di pollo. Oh, ok, gli ha dato una cosciata di pollo in testa, va bene. È servito poco comunque. Va a investire con la macchina. Dai, un altro è quasi fuori. Forza, vai giù. Buona la mossa di questo Daffy. Ok, si potenzia. Dai, un'altra coscia di pollo. Quella addirittura era una rossa intera. Contro le Foghorn Follegge, dai, li tolgo poco. Daffy fa un buon danno insieme a Buzz Bunny. Insieme a Buzz Bunny, perché mi sono tirato tutto addosso. Ah. Però, beh. Per forza si può vincere questo. Si può vincere. Ok, vai, dai, ancora un piccolo sorso. Ok, 3-2. No, ma sbagli legge, ma sbagli legge che dobbiamo far fuori quel Foghorn. Ok, fuori. Dovremmo avere chiuso. Uso ancora quello, anche se onestamente non fa molto. Adesso si può vincere, pigre. Pochi danni, pifa, pochi danni. Ma sbagli fa danni comunque. Investito. Dai, manca poco, sei quasi fuori, ancora un colpo e sei fuori. Molto bene, vittoria. Ok,
Proviamo anche a fare il secondo livello, tanti bei strumenti ottenuti, siamo anche al secondo livello, ma ragazzi dubito di vincere, sono già sotto di due, in più ho ancora tutta la vita, certo, ho già perso. Dammi il conto di grazia, ok, sono fuori. Ragazzi, provo a riscuotere il nostro personaggio, o uno su 300, mi sembra giusto. Quindi ragazzi, spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, se così spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye ragazzi!